Vabbè, la difesa comunque centrali che sono arrivati in estate sono il vero plus, il fiore all'occhiello di questa squadra e l'ho detto sin da subito, abbiamo avuto la sensazione sin da subito che secondo me alla lunga questi due giocatori possono portare almeno 7-8 punti in più al termine del campionato. È una difesa che sa difendere benissimo, è una difesa che sa costruire, i difensori sanno anche segnare e quindi sicuramente possono e faranno la differenza nel corso delle prossime partite, come già stanno facendo adesso. Non c'è dubbio che c'è un aspetto sul quale secondo me il Palermo ha lavorato molto bene in estate, è da quant'è che diciamo formalmente dalla rinascita che noi parliamo della mancanza di un giocatore dominante in difesa, che è una cosa che quasi tutti gli allenatori chiedono, di cui hanno bisogno per affidarsi proprio anche nell'organizzazione anche difensiva del gioco. Quindi nulla togliendo a Nedelsiharu e Marconi appunto che o a Bettella che hanno giocato l'anno scorso, ma che ovviamente qualche limite lo hanno mostrato, non singolarmente ma in un'impostazione globale di squadra. A noi mancava questo tipo di giocatore come carisma, come capacità, perché Lucioni lo stiamo scoprendo non soltanto un giocatore che rompe il gioco avversario oppure che fa fallo quando deve farlo, no, è un giocatore che sa offrire anche cambi di gioco, che viene in avanti a proporsi ha fatto fare il gol di Brunone a Venezia, Corini addirittura l'aveva preso per suo, quindi voglio dire, non aveva capito che era il gol di Brunone, quindi assolutamente. E Ceccaroni è secondo me anche l'emblema di un giocatore invece eclettico e quindi che serve ancora di più, perché lo abbiamo visto anche a sinistra dove non ha assolutamente demeritato quando ancora non è arrivato Lund e Aurelio è un infortunato e quindi questa capacità di avere più soluzioni, che è la stessa che poi riscontriamo nel fatto che vadano a segno 10 giocatori diversi, è sicuramente una grande forza. Attenzione, saranno importanti, se posso dire, anche nei momenti di difficoltà che inevitabilmente in un campionato arriveranno, perché sono giocatori che li hanno passati, che li hanno vissuti, che hanno vinto campionati, che hanno fatto playoff, che sanno che ci sono e sanno anche come affrontarli.